Come ferire Gesù di amore puro. Da Libro di Cielo, della piccola figlia della Divina Volontà, Luisa Picarreta, 15 dicembre 1919. Stavo dicendo al mio sempre amabile Gesù, già che non vuoi dirmi nulla, dimmi almeno che mi perdoni se in qualche cosa ti ho offeso. E lui subito ha risposto: in che vuoi che ti perdoni? Chi fa la mia volontà e vive in essa ha perduto la fonte, il germe, l'origine del male, perché la mia volontà contiene la fonte della santità, il germe di tutti i beni, l'origine eterna, immutabile ed inviolabile, sicché chi vive in questa fonte è santo e il male non ha più contatto con lei. E se in qualche cosa apparentemente compare il male, poiché l'origine e il germe è santo, il male non attecchisce. Questo succede anche in me, quando la giustizia mi sforza a colpire le creature. Apparentemente pare che faccio loro del male, facendole soffrire, e quante me ne dicono, fino a dirmi ingiusto, ma ciò non può essere, mancando in me l'origine e il germe del male. Anzi, in quella pena che mando, in me c'è un amore più tenero e più intenso. La sola volontà umana è fonte che contiene il germe di tutti i mali, e se qualche bene pare che faccia, quel bene è infetto, e chi tocca quel bene ne resterà infettato e avvelenato. Onde io ho seguito il mio corso, cioè di sostituirmi per tutti, come Gesù mi ha insegnato, come sta accennato altrove nei miei scritti, e mentre ciò facevo, mi ha detto: figlia mia, come vai ripetendo ciò che ti ho insegnato, così mi sento ferito dal mio stesso amore. Quando te lo insegnai, io ferii te col mio eterno amore. Quando me lo ripeti, tu ferisci me, e anche il solo ricordarti delle mie parole ed insegnamenti sono ferite che mi mandi. Se mi vuoi bene, feriscimi sempre.